ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Gianni, ma perché hai un microfono in mano? È perché, Giada, oggi ho deciso di sfidarti con il canto. No, con il canto no, sì, per con favore, il non so cantare. Allora, tu l'altra volta, ti ricordi, mi hai messo una gonna, mi hai fatto ballare, mi hai fatto... Sì, ma ti hai fatto fare un po' di esercizio fisico. Mi hai fatto roteare come uno sto cosa, quindi no. Basta. Ma tu sai cantare, non vale. Beh, non è che so proprio cantare, mi piace cantare, quello sì. Sei pronta? No. Allora, la sfida è questa, partirà la musica dei Gormiti, la sigla dei Gormiti. Ok. Ok, la dobbiamo cantare, ma a un certo punto la musica si abbassa. Cosa significa? Che restiamo immobili. Non devi, non è il gioco, no Giada, non è il gioco di stare immobili, stai attenta. Bisogna cantare, la musica si abbassa, tu devi continuare a cantare, la musica si rialza, se la musica combacia con le tue parole, allora hai vinto. Sì, ma è difficilissimo. Hai capito qualcosa? Sì, ho capito, ma è difficile. Vai, iniziamo, dai, inizio io, vai, fai partire la base, su. Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere. Eroi degli elementi siete voi, Gormiti Superboy. Sempre imbattibili, Gormiti senza limiti, Gormiti raggiungibili. Chi mi fermerà? The Legolas Band. Sei stato bravo. Questo era solo un assaggio, prego. Devo proprio? Sì. Sentiamo Giada, visto che fai quella che danza. Quella io so ballare, non so cantare. Mentre canti balli. Pure? Sì. Base. Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, eroi degli elementi siete voi. Sempre imbattibili, Gormiti senza limiti. Gormiti raggiungibili, chi li fermerà? Vabbè, hai vinto tu. Scusami, sa, ma tieni il microfono. Ho dovuto tapparmi le orecchie perché... non so cantare. Sei pure rotta la finestra. Che no, simpatico che sei. Sì, Giada, è così. Vinco sempre. Oh, Giada, guarda un po' cosa ti ho preparato. È arrivato il momento della sfida. Sì, ma non essere così felice, Giada. Perdi, lo sai. No, non esserne troppo sicuro. Ma guarda che ogni tanto, comunque, vincere... Prendi la bustina invece di parlare. Dai, su, sfidiamoci, se no va bene. Troppo tempo. 3, 2, 1. Oh, vediamo un po'. Già mi sento, guarda. Profuma, senti? Wow. Di vittoria. Allora. Aspetta. Tanto faccio vedere che cosa ho trovato io. Io ho trovato Ultra Avoc. Ok, io ho trovato Ultra Icalos. Vediamo, che numero hai? Dove? Ah, sulla card. Allora, sulla card ho il numero 6. Io ho il numero 7. Dai, che questo volta vinco. Sotto il piede ho il numero 1. Io ho il numero 3. Quindi... Ho vinto io! No, non hai vinto! Vedi che eri troppo sicuro di te stesso? Oh Giada, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Adesso vi mostreremo alcune foto che ci sono arrivate insieme alle loro dediche. Allora il primo è Edoardo, sì? Con la sua mitica collezione. Ecco, la mamma ci scrive: Edo vi ringrazia per essere stati parte delle sue giornate durante questo periodo di lontananza degli amici. E il piccolo Edo invece ci scrive: Ciao Johnny e Giada, ogni giorno preparo tanti disegni per voi, mi piacerebbe incontrarvi di persona, siete simpaticissimi e vi voglio bene. Grazie mille, grazie. Speriamo di incontrarci presto. Speriamo. Gormatteo ci scrive: Ci ha mandato la foto col super costume. Esatto, ciao Johnny e
Giada, che bello rivedervi dopo questo lungo periodo di quarantena. In questa foto mi sono rivestito da Lord Electron per divertirmi un po'. Fantastico. Bravo Gormatteo. E poi c'è Lorenzo, questi disegni. Finiamo col piccolo Lorenzo che ci scrive: ciao Gianni e Giada, vi guardo sempre e mi diverto molto con voi. Ecco le mie hyperbeast, aspetto di vedervi sulla bacheca gormitica. Fantastico. Però Johnny, adesso è arrivato il momento di salutare i nostri amici. Esatto, e mandateci tutto il vostro materiale a gormitishow.gormiti.com, perché noi nelle prossime puntate faremo vedere tutto quanto. Esatto. E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Condividete il video, iscrivetevi al canale. Mettete tanti mi piace. Tantissimi. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.